Dopo aver pubblicato molti libri sull'immigrazione, la terza ha deciso di pubblicare una cartolina. Una cartolina che contiene 10 numeri, 10 numeri per capire l'immigrazione. Sono numeri che riguardano, per esempio, il numero di immigrati in Italia, che è nella media europea e non questo numero terribile di invasione che qualcosa si sente dire. Il numero che riguarda il PIL, il prodotto degli immigrati, che è molto rilevante. Il numero che riguarda ciò che gli immigrati danno e ciò che gli immigrati ricevono, c'è un differenziale positivo, per esempio in termini di pensioni, ci danno più di quanto ricevono. L'età degli immigrati e il fabbisogno di lavoro che abbiamo, e quindi col calo demografico, quanto in Italia come in altri paesi c'è bisogno di persone giovani che arrivino e si integrino. Perché questi numeri? Perché questi ci restituiscono una cosa reale, al di là delle percezioni alimentate, spesso percezioni sbagliate, alimentate da cifre sbagliate o da discorsi sbagliati che non fanno riferimento a un contesto, che vengono buttati lì come slogan, l'invasione, l'emergenza, e che nascondono un aspetto molto invece più importante, che è l'integrazione degli immigrati. Bisogna fare un lavoro molto importante, non facile, che avremmo dovuto cominciare già anni fa, per far sì che questi immigrati si integrino e quindi siano utili a tutti, come dire, sia utile a un contributo positivo al nostro paese. Ecco, le cifre di questa cartolina ci servono a questo, a riportarci a dati reali, concreti, per poter affrontare una questione difficile, complicata, ma che ha una potenzialità positiva per tutti.